Cari amici, buongiorno. Sono qui oggi a farvi un video di presentazione di un prodotto un po' particolare. Vedo di andare subito all'oggetto. Partiamo col concetto di trascendenza. Il prodotto si chiama Trascendent, che non è un concetto filosofico, ma in questo caso è un'invenzione, un prodotto particolare che paradossalmente è non utilizzarlo che costa. Cioè, se tu lo utilizzi risparmi, se tu non lo utilizzi per qualunque motivo ti costa. Dobbiamo affrontare proprio il discorso dello smog, che praticamente sta attanagliando la vita, l'esistenza di tutte le persone nel poi tempo questa parte, soprattutto quelle che abitano in città. Noi sappiamo che la salute è sempre bello fino a quando non andiamo all'ospedale con dei grossi problemi. Eccola qua una bella immagine, dove uno dei problemi più gravi è chiamato quello delle polveri sottili o le PM10, che sono delle polveri tipo borotalco nero finissimo, che è talmente fine che ci finisce nei polmoni. Finendoci nei polmoni, chiaramente entra direttamente nel sangue e diciamo ci accorcia la vita, ci fa venire i tumori. Trascendent è un additivo, cioè un qualche cosa che aggiunge qualunque tipo di carburante, cioè sia cherosene che benzina, il gasolio, la nafta, e fa diminuire il consumo. Cioè, se quel camion con quella quantitativa faceva 500 km, adesso ne fa 600 ed è verificato. È un po' come le lampadine LED. Cioè, le lampadine LED hanno la stessa luce, anche migliore, però consumano molto meno. Quindi tu metti tutte le lampadine LED ti abbassano la bolletta, però sono anche molto durature, quindi non si cambiano facilmente. Quindi, come le lampadine LED, questo è un prodotto che paga se stesso, perché immaginiamo che il costo è pensabile intorno al 5% del costo del carburante, fa risparmiare un 20%, quindi ti regala un 15% di minor costo, e non è una cosa da poco. Ma quello che è importantissimo secondo me è l'abbattimento del 90-95% del polvere sottili. Sono cifre pazzesche, le avremmo definite bulgare, che praticamente risolve il problema. Questo perché riesce a modificare il sistema di combustione facendo aumentare l'efficienza del mezzo, che il mezzo diventa fluido, diventa comodo, diventa pratico, non fa fumo, e questa cosa riduce le polveri, ma dà un grosso vantaggio. Non sto a spiegarvi cosa fa questa polvere nel vostro corpo, perché basta pensare a un medico, diciamo che il danno più grosso è il cancro ai polmoni. Quindi questo prodotto è una novità e in teoria tutto il mondo dovremmo utilizzarlo. Il problema è che non lo conoscono, e lì entriamo in campo noi, questi video, il video, i testi, tutto quello che mi raggiunge. In questo caso possiamo dire che da necessità e virtù non inquino e ci guadagno a... Come avete già sentito spesso, si parla di open source. Praticamente si fa lavorare gli stessi clienti o anche collaboratori esterni a far conoscere, a distribuire il prodotto, che lavorano in squadra sempre più ampia, in questo caso con un network multilevel, e questo fa guadagnare direttamente loro. Come funziona? Praticamente sono nanotecnologie, vuol dire tecnologie dell'infinitamente piccolo, che lavorano sui fondamentali di ogni singolo elemento e riescono a proprio a catturare, a inglobare queste PM10, corregge il carburante, soprattutto perché i carburanti moderni per legge devono contenere il 15% di combustibile biologico, tipo non so, l'olio di colza. Ecco, questo essendo organico fa fare le muffe, le alghe dentro nel serbatoio, ma non ve ne accorgete, tranne che quando queste vanno nella camera di scoppio e emettono dei fumi tossici che producono anche queste polveri sottili, oltre che intasare i filtri e anche gli ugelli degli iniettori, e questo fa in modo che la combustione non sia completa. Basta che provate a passare una candela sotto un vetro, vedete che si forma una patina nera pazzesca,
che non si spiegava, perché la candela era bianca, il fuoco era fuoco pulito, eppure si forma. Attenzione, il prodotto si compra solo su internet, però in questo caso non potete comprarlo così tout court, dovete avere un reference, un invito, un referral link. Quindi voi date il referral link, uno lo compra, il sistema sa che lui l'ha comprato grazie a voi che gli avete dato il coso. Quindi voi non siete dei venditori, siete dei segnalatori di vendita. Questo qui che vedete è il mio referral link. È chiaro che quanto viene utilizzato? Se il prodotto abbiamo, come capita a un collaboratore, una compagnia di tir che ha centinaia di tir, allora, prima sono i vantaggi dello trasportatore, facendo un po' di calcoli sul consumo, sapete che i camion non sono mai fermi, un camion fermo è un camion che fa fallire il padrone, i camion costano tanti soldi, devono lavorare sempre, quindi si può dire che un camion fa 500 km al giorno, se non 700, immaginiamo che faccia 2-3 con un litro, immaginiamo 250 litri di consumo al giorno, ecco. Quindi facendo i calcoli, i vantaggi risparmiano da 9 a 13 mila euro annui sulla benzina che non fa, cioè il 20% meno il 5% risparmia da 9.000 fino a 13.500 euro, questo per risparmio. Però il mezzo ha molti meno problemi, non ha problemi di fumi, di manutenzione, più fluido, insomma va molto meglio, quindi risparmiamo che la manutenzione. Abbiamo fatto i calcoli, sono stati fatti dei calcoli, immaginiamo un 18.000 euro all'anno, che è una cifra importante. Chiaro che se invece di essere un camion è una flotta di camion, è di 100 ad esempio, sono 1,8 milioni, quindi lui è ben contento. Se tutti quanti lo usano e chi glielo ha dato siete voi perché gli avete insegnato, per voi c'è un guadagno di 225.000 euro annui. Chiaro che questo è un discorso di 100 camion, ne avrete magari uno da 10, ma ci sono delle flotte da 700 camion. E poi naturalmente io parlo di camion perché lo conosciamo tutti, ma ci sono le ruspe, i camion da cava, ci sono i taxi, ci sono i traghetti, gli autobus, cioè tutto quello che va a motore. Addirittura può funzionare per le caldaie dei condomini. Come nasce? Il dispositivo Transcendent è una grande realizzazione tecnologica, però visto che chi l'ha fatto è competente, hanno abbinato una criptovaluta, non so se tanti sanno cosa sia una criptovaluta, diciamo che vi danno un buono che si chiama T20, non so, compri 100 euro di prodotto, ti danno 100 T20, il T20 non è che vale niente, per legge è abbinato al dollaro elettronico che vale un dollaro, quindi se io ti do 500, 100 dollari, 100 euro, ti arrivano 100 T20, che al cambio pareggiato col dollaro sono 25 dollari, 100 euro paghi, 25 dollari, che sono 24 euro, circa un quarto, ti ritornano. Attenzione, l'imprenditore 100 euro li scarica, i 24 o i 25 dollari che li rientrano non li carica sulle tasse. Quindi questi T20 sono convertibili in dollari digitali, che sono a sua volta parificati in dollari. Naturalmente poi se uno si prende la briga e dice vabbè io non voglio fare in modo che il mio cliente compri su internet, li compro io, metti che un negozio di tabaccheria, e glieli vendo. Allora glieli vendo allo stesso prezzo che gli ho comprato, però mi incasso tutti i T20 che valgono più o meno un quarto di quello che ho pagato. Cioè ogni volta che io vendo 1000 euro di roba mi incasso 250 dollari. E chiaro che se poi il mezzo e così via me ne chiederanno tanti. Quindi anche a venderli brevi mano, cioè direttamente, allo stesso prezzo, ci guadagno lo stesso. Naturalmente questa criptovaluta poi adesso vale quello, ma come tutte le criptovalute legate a un prodotto in espansione crescerà un po' come le azioni di un'azienda. E pensate che Bitcoin sono 30-35 mila dollari l'uno. Anche come collaboratori venite pagati, in questo caso in Bitcoin, potete chiedere, no? Ma io vi consiglio Bitcoin, che è immediatamente convertibile. Cioè, voi lavorate, potete essere siete pagati e potete scegliere anche il tipo di valuta. Se voi venite pagati in dollari, diciamo in soldi tipo euro, che si chiamano in gergo fiat money,
Ecco, allora dovrete fiscalizzarli e così via. Se avete pagato in bitcoin, voi fin tanto che avete bitcoin non siete tenuti a dichiarare niente. Se voi convertite in bitcoin dovreste pagare le tasse. La verità è che ci sono le cryptocard, cose sono queste qua, che praticamente funzionano esattamente come un bancomat, solo che invece di avere soldi in un conto corrente hai dei soldi in un wallet di bitcoin. Fino a qua tutto chiaro? Allora, immaginatevi sempre la cifra di 100 camion, 225 mila dollari, che voi avete, non so, 4 carte piene di soldi, voi guadagni, vivete come un ambasciatore. E immaginiamo che voi non lo usate, ma siete solo collaboratori. Io stesso non guido camion, quindi non lo uso e non uso neanche per altre cose, magari per la macchina, ma il consumo della macchina è molto piccolo, molto relativo. Poi potete fare che cosa? Nella rete dei collaboratori, creare un network. Quindi qui stanno sommando più caratteristiche. Il referral link, voi lo date, uno si iscrive. Io già ad esempio adesso ho una dozzina, una quindicina di collaboratori. Gli ho dato il mio referral link. Loro si sono iscritti, dopo vi farò vedere un altro video, e sono miei collaboratori. Se io vendo direttamente il prodotto alla compagnia di camion, guadagno il 10%. Se li compro 10.000 euro di prodotto, per me ci sono 1.000 euro. Ma se io do un mio collaboratore e lo vende lui a uno che non sa neanche chi è, lui guadagna 1.000 euro, io su di lui, senza neanche sapere che l'ha fatto, guadagno 800 euro. Se fosse, quindi l'8%, se fosse collaboratore del collaboratore, il 6 e 4, che succede? Che guadagna il diretto suo padre, suo nonno e suo bisnonno, ok? Quindi se avete 10 collaboratori che lavorano la metà dei 100 camion, 50 camion, ho fatto questo esempio, ognuno di loro guadagnava la metà di 256, cosa fa? 112.000 euro all'anno. Ma voi prendereste 89.600 da ognuno di loro, moltiplicato per 10, quindi anche se la cifra diminuisce come importo, moltiplicandosi il numero diventa 896.000 euro. In più, come avevo detto, l'imprenditore che invece compra, diciamo, su internet, dietro la vostra indicazione, paga l'importo, ma lui già subito gli ritorna in cashback. Voi ricordate il cashback, ne parlava anche lo Stato, che poi non è andato in porto, del 25%, in questo caso 25 dollari, e sono in valuta, diciamo, criptata. Ricordiamoci, iscriversi è gratuito, quindi non ci dobbiamo tribulare, ma cosa facciamo, cosa non facciamo. Ecco, questa è la rete. Attenzione, se come è gratuito, voi rischiate di scrivere 10 persone al giorno, non so, e nel giro di 3 giorni trovarvi. Adesso, siccome i livelli sono 4, non bisogna avere, perché sul quinto livello si guadagna 0, voi potete allargare, potete avere 50 collaboratori in linea diretta. Ah, quello che mi piace, che sarà utile e interessante anche per voi, se noi avremo un enorme successo e ci riempiamo di soldi, ok, sarà molto contenta l'ecologia, perché noi avremo delle città più pulite e avremo i polmoni più sani, e anche lo Stato italiano avrà un vantaggio sulla bilancia dei pagamenti perché compra meno combustibile, capisci? Quindi ricordo ad esempio che se uno si iscrive e si riesce magari a agganciare a dei meccanici, degli autisti, dei concessionari, che questo prodotto che magari a voi non sembra così importante, ma a loro è importantissimo. Ad esempio, solo a Milano ci sono 1380 autobus, che sono piuttosto vecchiotti, perché diciamo, parlano di cose elettriche. A parte che elettrici bisogna creare tutta la rete di rifornimento, non è così facile, quindi ci vorrà tempo. Però mettere in quei pullman a gasolio questo prodotto, almeno quelle belle zaffate nere che fanno tossire per una settimana, non ci saranno più. Quindi cominciate a prepararvi mentalmente, che naturalmente poi, sempre riparlando delle criptovalute, guadagnerete bitcoin e tutto quello che volete, e chi incasserà il T2, T20, potrà addirittura avere un boom di quelli che parlano sui giornali. Ecco, adesso io ho finito questa piccola presentazione che vi permette di comprendere velocemente, e come diceva San Gennaro, io ti faccio vincere la lotteria, ma almeno tu compra il biglietto. In questo caso il biglietto è pure gratis. E vi auguro un grande successo. Questi sono i saluti e questo è il marchio dell'azienda. Transcendence T20.
buongiorno. Arrivederci.